San Quirico d'Orcia, patrimonio dell'UNESCO. Quindi oggi diciamo che abbiamo passato i 100, Sono passato? I 100 chilometri. Abbiamo fatto i 100 chilometri, abbiamo avuto il primo momento di crisi, si è messa a piovere, un momento sbagliato, prima, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Domani c'è il tappone. Domani. Tappone dolomitico. Tutto il tracciato. Però lo facciamo con calma, ci fermiamo più volte a fare il bagno. Perché puzziamo, perché cos'è che ti ha raccontato del Barbarossa? Che praticamente comunque la famiglia Sveva, la casata Sveva, è stata sempre in conflitto con tutto quel papi, il papato, con tutto Federico II, e voleva mantenere la sua, chiaramente il suo controllo non soltanto spirituale ma anche temporale. Quindi anche Federico Barbarossa si è scontrato col papa e per trovare una mediazione praticamente ha mandato dei cardinali per incontrare Federico Barbarossa. Federico I, il Barbarossa. E pare che questo incontro sia avvenuto qui. Ed è per questo che ormai dal 1960, se non ricordo male, ogni anno hanno visto la cittadina in cantoni e ogni anno fanno sfida attenzione. Ho detto che ci sono due competizioni. Sì, due. Tiro con l'arco e bandiere, quindi bandiera fuori. Quindi può succedere che due vincano e due perdono, può succedere che vinca tutto uno e tre perdono. Il motivo per cui ci sono le bandiere ancora è perché questi hanno vinto a giugno ma non hanno ancora fatto la cena della vittoria. Festa del Barbarossa. Prima era Borgo e questo invece è Prato.